amici di Truman TV, buongiorno. Insomma, questo periodo di lockdown finalmente pare si inizia a vedere la luce, pare giunga al termine, ma adesso c'è un altro problema. Dobbiamo ritornare alla socializzazione. Le spiagge si attendono, i posti di gran divertimento ci hanno aperto le porte. E come ci presentiamo dopo un lockdown che è una quarantena che ci ha uccisi, una quarantena che ci ha uccisi di cibo, cioè ci ha uccisi bene? Noi oggi siamo andati a incontrare un caro amico. Pensate che questo ospite, che tra poco andremo a conoscere, da un hobby, da una sua passione, ne ha creato una vera e propria professione. E abbiamo tante domande da andargli a fare, soprattutto per la felicità delle nostre telespettatrici. Intanto lo vediamo già in video e lo salutiamo. Buongiorno a Marco, il Conte Salada. Buongiorno, buongiorno, Conte. Buongiorno a tutti, buongiorno. Tutto bene? Tutto bene? Bene, grazie. Molto bene. Grazie dell'introduzione. Sì, prego. Grazie dell'introduzione, dicevo. È il minimo, è la verità. Caro Marco, allora, innanzitutto com'è stata la tua quarantena? Allora, la quarantena inizialmente non l'ho presa proprio benissimo, in quanto abituato a stare sempre insieme alle persone, mi occupo comunque di pubbliche relazioni, sempre a contatto con migliaia e migliaia di persone, insomma, dall'oggi al domani trovarsi chiuso in casa non è stato semplicissimo. Dopodiché, ti dirò, ho preso la palla al balzo, ovvero dopo circa, insomma, 2 settimane, quindi 15 giorni, ho detto trasformiamo questa quarantena in qualcosa di costruttivo. Io mi occupo di bellezza ultimamente. Quindi cosa ho fatto? Ho approfittato e mi sono messo ovviamente innanzitutto a studiare cose nuove, protocolli nuovi, Che male ma non fa. che male non fa. E poi cosa facevo? Delle bellissime dirette o video dove consigliavo come prendersi cura della persona, della bellezza in quarantena. Tu in questo momento, caro Marco, sarai overbooking perché dopo Sì. la quarantena chissà che disastro hai dovuto incontrare. Ma Marco, il Conte Salada, care amiche, è un beauty coach. Marco, chi è il beauty coach? Allora, il beauty coach è colui che affianca, in questo momento parlo per me stesso, affianca medici estetici e chirurghi plastici negli appuntamenti veri e propri con i pazienti, vale a dire. Ovviamente io ho creato questo lavoro, come hai detto tu poc'anzi, attraverso una passione, un gioco. Ovviamente ho una rete, come hai visto anche su Instagram. Non ho numeri così esorbitanti, però ho un target molto elevato, molto di nicchia. Devo essere sincero, a me poco importa del numero, mi interessa un pochettino di più della La sostanza, qualità e non la la quantità. qualità. Ovviamente c'è una qualità molto alta, molto di nicchia, e soprattutto il mio target di riferimento sono donne e uomini che vogliono ovviamente cambiare e diventare più carini, più attraenti, ma soprattutto bene con se stessi, perché è la cosa più importante. Non bisogna Sì, piacere Marco, soprattutto agli tu altri. nella tua, perdonami, tu nella Sì. tua modestia hai detto io collaboro con medici, Sì. chirurghi e medici. In Sì. realtà dovete sapere, care amiche, che le più importanti cliniche di bellezza in Italia e nel mondo si avvalgono della facoltà e della collaborazione di Marco Conte Salada. Quindi, cioè, non è proprio vogliamose bene, è una roba molto, cioè, sei molto ricercato tu in tal senso. È E sto vero. chiedendo, scusami, ho voluto fare questa piccola premessa perché Grazie, nella tua grazie. modestia hai detto sì, dei chirurghi che collaboro con dei chirurghi. In realtà, insomma, sono fior fior di cliniche di bellezza, di estetica, di chirurgia e di quant'altro che si avvalgono della tua facoltà. Sì, in questo momento sono molto fortunato. Ovviamente c'è una richiesta molto alta per quanto riguarda interventi di medicina estetica. Ovviamente anche di chirurgia plastica, perché se consideriamo il tempo estivo, quindi il caldo, non si può proprio fare del tutto tutto. Però sono ricercato attraverso Instagram e sono fortunato perché? Perché in questo momento riesco ancora a scegliere, a farmi scegliere, ma soprattutto
a dire di no a tante persone. Il 90% del mio lavoro viene attraverso Instagram, sia da parte delle pazienti, ma anche dalla ricerca stessa delle cliniche e dei medici. In questo momento sono molto fortunato e ti dico perché. Perché riesco ancora a dire di no. Fortunatamente è un mercato che non conosce crisi, perché ovviamente tantissime persone... Quindi la cura della bellezza e del proprio corpo non conosce crisi? Assolutamente non conosce crisi, ma sia per le donne ma anche per noi uomini soprattutto. Anzi, è un mercato sempre più in espansione, soprattutto da parte dei maschi. Qualora ovviamente vogliono migliorare il proprio aspetto, non solo attraverso delle punturine, ma proprio dei veri e propri interventi, dai capelli agli addominali, pettorali, ma anche proprio come stile di vita, oggigiorno è richiesta questa cosa. Quindi ovviamente c'è proprio una rinascita, dopo il lockdown c'è stata una richiesta impressionante, non credevo, sono molto contento. Marco, ci pervengono già delle richieste e la nostra produttrice dice: vogliamo sapere come trovare Marco il Conte Salada su Instagram e sui social. Quindi allora, comunichi? Allora, su Instagram sono @ il Conte Salata Beauty Coach. Il Conte Salata Beauty Coach. Esatto. Il Conte Salata Beauty Coach su Instagram. Esatto. Hai anche una pagina Facebook? Sì, Twitter. Marco Maria Conte Salata su Facebook. Marco ovviamente Maria Conte Salata. Esatto. Come ti dicevo poc'anzi, io punto tantissimo, ho puntato tantissimo non sui numeri, perché non c'è neanche un fake. Vale a dire, non ho mai comprato un like, mai comprato un follower. Sono tutte persone, tanto è vero che pensa che proprio per la professionalità, in questo momento, dopo le tante richieste, ho reso il mio account privato anziché aziendale. Questo perché? Perché porta un migliore risultato. Ti ripeto, non mi interessa del numero, ma mi interessa della qualità. La qualità. Un target molto alto, tra l'altro, il mondo della medicina estetica, molto alto. Senti Marco, vero è che però la tua professione è una professione anche di grandi responsabilità, ovvero chi arriva a cospetto il Ghibli della situazione, sì, e ti dice: vorrei fare la blefaroplastica, sì, e vorrei tirare il naso all'insù e i zigomi di qua e le orecchie, sì, di là. A tutto c'è un sì o ci sono anche dei no? Allora, ci sono anche e tanti no. Tanti no, perché? Perché ci sono dei professionisti veri e propri. In questo momento siamo circondati, soprattutto attraverso la TV, da personaggi che hanno fatto della medicina estetica un fumetto. Non faccio nomi, cognomi. Io non sono molto d'accordo. Sono per, ok, per migliorare, potresti fare questo, tuttavia puoi arrivare da qui a qui. Altro diventa una macchietta, non diventa bello, non diventa... Ecco, ma scusami, sì, se la mia forte voglia, sì, è quella di rifarmi i glutei, l'addome, e tu, dalla tua grande capacità, quindi io mi rivolgo a te che sei un grande esperto nel settore, sì, ma, e però è mia grande volontà, mia grande voglia, rifarmi gli zigomi. Sì. Dopo il tuo studio, dopo la tua valutazione, tu mi dici: guarda Ghibli, mi dispiace, tu i zigomi non li devi fare, se no mi diventi il fumetto, mi diventi il Ken, mi diventi il chiunque altro, hai sbagliato riferimento. A quel punto però Ghibli, siccome forte è la sua volontà, si rivolge a un'altra clinica, probabilmente, sì, anche grande, non facendo mio il tuo buon consiglio. Non è il cliente perso? Allora no, innanzitutto io faccio una prima consulenza, ovviamente cerco di essere anche abbastanza persuasivo. Negli anni, in questi 6 anni ho studiato molto, in quanto io non sono un medico, lo dico sempre e lo scrivo anche. Nel momento in cui mi arrivano delle mail, dei contatti, io comincio a dare dei consigli, ma sottolineo il fatto che io non sono un medico e l'ultima parola la deve prendere comunque il medico di riferimento. In questo caso io consiglierò il medico di riferimento più professionale, più vicino e più consono alle esigenze, quindi consiglierò questa cosa. Ovviamente ci sarà una prima consulenza. Ti ripeto, la consulenza mi è capitato pochissime volte di dire di no, ovvero
non mi permetto neanche di dare un no tassativo. Diciamo che il mio, la mia è una vera e propria consulenza a 360 gradi di prezzo, di trattamento, di prodotto. Ovviamente, ripeto, cerco di essere persuasivo al fine di migliorare sì l'aspetto della paziente o del paziente, ma cercare anche di fargli capire che potrebbe ovviare a quella, a quell'intervento con magari altro. Certo. Senti Marco, qual è il ritocchino più richiesto e dal gentil sesso piuttosto che dai maschietti? Allora, credo che ci sia quasi un pari merito, come riferimento il Botox, quindi tossina botulinica, piuttosto che filler. Quindi sì. il filler è un acido ialuronico riempitivo, quindi laddove abbiamo delle lassità cutanee, degli svuotamenti, si agisce con dello ialuronico, quindi del filler, piuttosto che laddove dobbiamo spianare delle rughette, incominciamo col Botox. Attenzione però, lo dico sempre, vengo contattato anche magari da donne mature o da uomini appunto attempati. Sì. I miracoli non è, sì, si possono fare, ma in realtà una punturina non fa questo gran miracolo. Bisognerebbe prevenire la ruga, come? Attraverso sì la medicina estetica, però ripeto, quando ci sono dei veri e propri solchi, piuttosto che dei cedimenti importanti, diciamo che la singola puntura non basta. Quindi lì bisogna magari passare poi alla chirurgia vera e propria, quindi un lifting, piuttosto che dei fili di trazione, proprio per risollevare la pelle. Ovviamente in questo poi vanno fatti i vari trattamenti. Bravissimo. Diciamo che l'ABC della medicina estetica e chirurgia plastica, io poi sono figlio del peeling. Il peeling è un peeling chimico, rigenera ovviamente la cute, è proprio la base per iniziare poi dai trattamenti veri e propri. Senza di quello, è proprio per rigenerare le cellule, è fondamentale, bisogna farlo periodicamente. In questo periodo non è tanto consigliato, soprattutto chi si espone al sole, chi non va al mare ovviamente lo può fare e come. Molto Senti, consigliato. Perdonami, sì. Tutte queste, questo continuarci barsi in periodo sì. di lockdown, piuttosto che tutte queste tossine che abbiamo incamerato, sì. Che consiglio puoi dare alle nostre amiche e ai nostri amici che ti stanno seguendo in questo momento da casa? Guarda, bellissima domanda, anche perché ti dirò, la mia risposta è una risposta che do, non dico giornalmente, ma da anni. Allora, innanzitutto un'ottima detersione mattina e sera, ottima detersione a risciacquo, banditi i dischetti sia per uomo che per donna, perché non facciamo altro che spostare lo sporco da una parte all'altra. Quindi il lavaggio vero e proprio con acqua e sapone, indispensabile, un peeling settimanale anche sotto la doccia, quelli fai da te da casa, sì. E crema notte, vale a dire, la nostra pelle lavora di notte, non di giorno. La notte dove noi dormiamo la pelle lavora e percepisce tutti i principi attivi delle creme e soprattutto dei sieri. La mattina la pelle andrebbe solo fotoprotetta, in quanto, ma fotoprotetta non oggi che siamo già in estate, ma tutto l'anno, soprattutto per le donne, perché? Perché ovviamente il sole, i raggi UVA, UVB, cosa fanno? Provocano soprattutto delle discromie, queste discromie diventano poi delle grosse macchie in età avanzata e ovviamente lì si deve poi agire con dei laser per levarli. Mentre facendo una protezione totale tutti i giorni, assolutamente la mattina, quindi idratazione e protezione, stop. È inutile spendere soldi di creme che non servono a nulla. Io ho iniziato tra l'altro con una cosmetologa, ecco perché so queste cose. Questa cosmetologa, questa dottoressa mi ha insegnato tantissimi, tantissimi trucchi. Ti ripeto, la sera invece, dopo la detersione quotidiana, sia uomo che donna, ci sarà un protocollo da rispettare, però soprattutto la sera, prima di coricarsi, è lì che andrà a agire il principio attivo, perché è sempre di notte che la pelle lavora, mai di giorno. Caro il mio Conte Salada, qua è un approfittarsene unico, perché io, con la scusa delle telespettatrici e dei telespettatori, sì. In realtà
sto incamerando. E quindi che ma io ho già visto cosa potresti fare, sai, ho già visto cosa potresti fare, ma per migliorare, sei già un bell'uomo, poi noi ci conosciamo da tanti anni e sei rimasto uguale, te lo posso garantire. Grazie. Ricordati che io non ho peli sulla lingua, quello che devo dire lo dico, e tu, noi ci conosciamo da circa 6 anni, perché ci siamo visti a Milano anni fa in un ufficio, e sei rimasto tale quale. È una differenza tra il derma femminile e il derma maschile? No, no, assolutamente no. Allora, tanti dicono, ma la pelle dell'uomo è diversa da quella della donna. Assolutamente. Esempio, la mia, io sono peloso, una donna allora, come me. No, certo, allora, per quanto riguarda la peluria, i peli, questo è ovvio perché ci sono degli ormoni diversi, ma la pelle la possiamo trattare nello stesso modo come la donna, tuttavia anche con l'uomo. Stessa identica, ovviamente l'uomo potrebbe avere la pelle lucida, grassa, tendenza acneica, piuttosto che anche la donna. La donna, diciamo, che è molto più esposta ad avere la pelle più sensibile, perché? Perché quella dell'uomo è un pochettino più dura, più consistente. Solo quello. Però in realtà, soprattutto quella del viso, più o meno, i trattamenti sono gli stessi, sono i medesimi. Marco, tu sei un grandissimo professionista in tal senso. Non dobbiamo scordarci però, nel senso che io non mi raccapacito del fatto che tu sei, tra l'altro, l'unico uomo beauty coach in tutta Italia, forse anche in Europa. E quindi sei molto seguito, poi ti faremo qualche domandina, abbiamo un po' di curiosità. Sì. Ma tu arrivi da un'altrettanto grande professione all'interno di un famosissimo quotidiano che era il Corriere della Sera. Esatto. Di cosa ti occupavi tu al Corriere della Sera? Allora, principalmente faccio una premessa. Mi sono formato in una multinazionale americana dove facevo il commerciale. Prendevo poi dei giorni di ferie in questa multinazionale per andare a vendere campionari in showroom, quindi campagne vendite per tutti i migliori stilisti del mondo. Era un po' la mia passione, quindi mi avvicinavo al mondo della bellezza già allora, ti parlo di 20 anni fa. Dopodiché un calciatore di teste mi ha contattato del Corriere della Sera, ovviamente l'offerta era talmente alta che non potevo rinunciare, e poi insomma un'istituzione come il Corriere della Sera, primo quotidiano più venduto in Italia, ho detto ma sì, facciamo questa prova, facciamo questo salto di qualità. E da lì mi sono formato, ho fatto un po' di ricerca e selezione del personale, commerciale, marketing, comunicazione, perché poi, essendo io tra l'altro, questa cosa è ancora oggi forse è un qualcosa che fa parlare sempre un po' tutta Italia, un po' tutte le televisioni, maschio e femmina. Il maschio, devi sapere che nel mondo del lavoro è ancora purtroppo più agevolato. Dico purtroppo, meglio per noi. Quindi esiste del sessismo? Non proprio sessismo, diciamo che io non avendo avuto famiglia, non avevo figli, ero molto magari più, non richiesto, però più agevolato, perché non avevo magari degli impegni familiari a casa, dove magari delle colleghe potevano ovviamente ovviare o rinunciare addirittura ad una promozione, ecco. Solo per quello. Però assolutamente mi sono trovato sempre molto bene, ho fatto tanta gavetta, ho sempre studiato tantissimo, bisogna sempre informarsi, mai fermarsi. E poi da lì fonti, le tue fonti di studio. Allora, in realtà io non mi sono laureato, io mi rifaccio un po' a Matteo Marzocco. La passione, quella che abbiamo detto a inizio della nostra chiacchierata. Esatto. Nasce proprio da una vera e grande passione per la bellezza. Sempre è stata una passione, poi la voglia anche di informarsi e di andare. Io sono anche una persona molto ambiziosa, so dove voglio arrivare. E a volte faccio un paragone con, tra l'altro, un mio concittadino, che è Matteo Marzocco. Anche lui non laureato, ovviamente fortunatissimo, con una famiglia splendida alle spalle, però ha sempre fatto questi lavori dove servivano addirittura minimo 2 lauree. E io devo dire che in passato ho fatto dei lavori, ho ricoperto dei ruoli dove in realtà serviva anche una laurea, che non ho mai avuto, però diciamo che appunto la mia gavetta mi ha portato a sgomitare, a vincere nei colloqui vicino magari a delle persone che avevano un bellissimo foglio di carta con dei voti altissimi, proprio per esperienza.
Senti Marco, tu dalla tua bellissima Vicenza ti trasferisci nella Capus Mundi, nella tanto bella capitale, nostra capitale, a Roma. In quale altra città d'Italia investiresti la tua professione? Ma allora, io ho lavorato tantissimo, io sono mezzo veneto e mezzo lombardo. Ovviamente ho vissuto tutta la vita a Milano quasi, da tantissimi anni sono. Ovviamente Roma sono stato, in realtà il mio lavoro è concentrato un po' in tutta Italia, mi piacerebbe tantissimo collaborare anche in campagna, perché io amo le signore napoletane, sono di una bellezza già estrema e sono molto patite della bellezza. C'è un mercato molto 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 importante in campagna. Tante donne sono proprio alla ricerca della perfezione e quindi lì mi piacerebbe tantissimo. Poi io sono una persona solare, gentile, vado d'accordo con tutti, mi faccio voler bene. Confermo. Quindi, perché no? Mi piacerebbe lì. Tuttavia, ripeto, Milano, quindi Lombardia, Milano e Veneto ne fanno da padrona in questo momento. Sono spesso a Milano, sono spesso qua appunto in Veneto dove risiedo. Però ho avuto anche Dimmi. Hai detto che tu, prima di approdare al Corriere della Sera, ti occupavi di importantissimi brand, di stilisti di fama mondiale. C'è uno stile maschile, parliamo questa volta di maschietti, uno stile maschile di abbigliamento che Marco Salada proprio boccia? Allora, sì. In questo momento magari non mi vengono dei nomi, specialmente, guarda, ti dirò, gli emergenti. Io ormai sono un 40 più, quindi di vecchio stampo, quindi vivo gli anni 80-90 a livelli stratosferici, mi rimangono tuttora nel cuore, e però ecco, gli emergenti, soprattutto questa moda milanese di questi ragazzi, questi uomini, che in realtà di uomini non hanno nulla, e se lo dico io è tutto dire. Nel senso, uno è libero di andare in giro come vuole, però tutto, anche ad una professione c'è sempre un'etica da rispettare. Non è vero che bisogna e si può fare quello che si vuole. Assolutamente è sbagliato. Come ti poni, così ti trattano. Dove sei, così devi essere rispettato. Se vai in una multinazionale, piuttosto che un incarico in un ufficio, insieme ad altre persone, devi rispettare queste cose. Non puoi andare in bermuda piuttosto che in ciabatte. Certo. Assolutamente, non si può. Ovviamente la moda è molto strana, è bellissima, è un mondo meraviglioso, anche molto effimero, tanto è vero che io ho gestito per qualche anno un press office molto importante di Milano, avevamo 8 brand da gestire, femminili, maschili, accessori, eccetera. È un mondo veramente molto, molto effimero, ma altrettanto bello. Indubbiamente, sai, feste, lustrine, paillette piacciono un po' a tutti. A questo momento, dopo 6 anni, ho cambiato un attimino stile di vita. Laddove prima ero maestro di cerimonie ovunque, in questo momento... Pure perché tu, come tale, hai creato degli eventi pazzeschi, sì, molto ricercati e molto ambiti. Diciamo devi sapere, non so se lo conosci, c'è ancora tuttora, dopo anni, io sono stato il fautore, ne vado fiero, anche qui prendevo, uscivo dal Corriere della Sera, mi cambiavo, quindi tiravo via il completo ovviamente da ufficio, mi cambiavo, mi mettevo in un modo un pochettino più sportivo, più consono per la serata e organizzavo eventi, moda, arte, spettacolo al Blanco di Milano, crocevia molto importante in zona Porta Venezia. Certo. E lì è stato il mio trampolino di lancio per il mondo della notte. Ma anche quella è sempre stata una passione. Poi sai, prima avevo un'età, adesso ne ho un'altra. In questo momento non riuscirei, anche perché vado a letto molto presto, mi alzo prestissimo, curo molto anche proprio la pelle attraverso il riposo. Quindi non bevo, non fumo. Sono molto attento e ligio al dovere in questo momento del mio lavoro. Anche perché altrimenti, sai, fai una vita sballata e poi come posso consigliare ad una persona il meglio? Non ci riuscirei. Però no, ne vado ancora fiero, mi è sempre piaciuto, poi tutto fa nella vita, sai, per me è sempre stato un susseguirsi
di eventi. Comunque, comunque esperienza. Esperienza di vita ne ho da veramente, non pecco di presunzione, ma ne ho da vendere. Potrei scrivere un libro bellissimo. Senti, care amiche, voi dovete sapere, tra l'altro, che Marco il Conte Salada ha un codazzo di VIP più o meno famosi, più o meno noti, più o meno popolari, ma un codazzo interminabile. E quindi la domanda, caro Marco, è sì, come conquisti la fiducia di comunque personaggi che non proprio cedono la loro fiducia a chi che sia? Come te la sei conquistata? Perché tu H24 consiglia di dispensare consigli e sullo stare bene fisicamente e anche sui look, su cosa, quello che ci siamo appena detti praticamente, su cosa va messo, su cosa va calzato piuttosto che no. Allora, come hai conquistato la fiducia di un mondo così particolare? Ma sai, io alla fine ho fatto della mia immagine un vero e proprio lavoro, quindi appena esco dalla porta di casa sono sempre me stesso, ma sempre curato, sempre studiato, però me stesso, molto, molto easy. Nel momento in cui dovessi avere tipo il Papa, piuttosto che Berlusconi, piuttosto che una VIP appena uscita dal Grande Fratello, io tratto tutti allo stesso modo, sono molto sciolto, non ho paura di nulla, mi sento sempre al mio posto, sono una persona garbata e ci tengo tantissimo all'educazione, al modo di essere. Come ci sono arrivato? Ci sono arrivato anche attraverso i miei lavori, quindi hanno acquisito fiducia come? Attraverso la mia professionalità, soprattutto quando ho gestito per qualche anno questo press office a Milano, dove ovviamente giornalmente avevo a che fare con molte celebrity che venivano in showroom a chiedere vestiti, accessori, per poi ovviamente andare a serate, eventi, televisione, eccetera. Lì poi è sempre stato appunto, ne conosci una, poi ti presenta l'altra, è un susseguirsi di cose, ma molto molto normali. Come tu sai, qualche celebrity, magari anche solamente per immagine, se è famosa, ovviamente qualcosa gli si può anche regalare, e quindi lì non ci si guadagna nulla. Quella della porta accanto, invece, magari che paga, perché no? Anzi, deve essere comunque seguita nello stesso modo della VIP. Si deve sentire comunque sempre bene anche l'altra persona. Beh, ma questo, guarda, Marco, ti fa un grande onore, ma ti dico questo perché ti fa onore il tuo pensiero e la tua azione. In realtà poi tanti personaggi, probabilmente anche presuntuosi o comunque che pensano che di essere arrivati, si circuiscono solo di quella categoria, tutto il resto è nulla. E quindi magari la ragazza della porta accanto, che si è messa da parte i soldini nell'arco dell'anno perché vorrebbe però affidarsi veramente a un grande professionista, non va sempre così. Quindi complimenti alla tua grazie mente, al tuo essere disponibile. Ma sai, come mi vedi così io sono, cioè sono molto sono tranquilli, cioè non metto una maschera, sono così. Forse sì, piaccio anche per quello, perché sono così. Mi faccio un po' voler bene da tutti. Chiediamo, l'inverno arriverà e noi siamo affamati di tutto ciò che è tendenze, siamo affamati di tutto ciò che sono novità, e quindi, ahimè, tu ti sei messo una croce sulle spalle con Truman TV, perché no, intanto la promessa che è terminato poi questo periodo ancora di mezzo lockdown, vorremmo poi passare con te una bella giornata in tua compagnia, seguirti molto volentieri, tornare ancora a romperti le scatole, a prenderti tanto del tuo tempo così prezioso per informare le nostre telespettatrici e i nostri telespettatori. Ma prima di lasciarti e di ringraziarti per la tua veramente per i tuoi preziosi consigli, per la tua prima di salutarti, anche per Marco il Conte Salata, la domanda di rito. Se in uno dei tanti colli romani più belli, sul più bello, chi Marco il Conte Salata butterebbe giù dal colle? Ridendo e scherzando, un personaggio che in passato mi ha causato tanti problemi, ma non posso dire chi è. Forse lo so? Forse lo conosci anche.
ne sono sicuro. Però guarda, io non porto rancore. Io ho sempre rispetto per tutti, perché penso che ogni persona potrebbe incorrere a dei problemi. Però se te li crei e sei recidivo, allora no, assolutamente allora... non tollero. Però ti ripeto, può capitare come è capitato a me. Guarda che la mia vita non è sempre stata rose e fiori. Sono anch'io caduto tante volte, tante volte. Però mi sono sempre rialzato. Mi sei rialzato sempre con grande onore. Sì, sempre. Umiltà prima di tutto. Personalmente posso confermare questa cosa. Una gran bella persona, poi l'abbiamo imparato a conoscere oggi attraverso la nostra TV, che gran bella persona è Marco il Conte. Perché dietro una camicia, dietro un orologio importante, dietro un occhiale, una barba ben curata, c'è pur sempre una persona. C'è pur sempre una persona vera, quotidiana, che ha fatto però della sua immagine il lavoro. È stato veramente un piacere, noi ti ringraziamo per essere stati veramente con noi, ci abbiamo rubato tanto tempo, doveva essere una chiacchierata, ma io sapevo il piacere già. È tutto mio, il piacere è tutto mio, ti ringrazio. Volevo la solamente nostra produttrice, sì? Che è il guai, è la cremina, il ritocchina, Cristina Montilli, non vedeva l'ora, ma ha detto, ma quando intervisti il conte Marco Salata? Allora, vi lascio questa cosa, questa frase importante, un consiglio proprio basilare: prevenzione, detersione e protezione. Proprio sono le tre basi, sia per uomo che per donna. Grazie a Marco il Conte Salata per Truman TV. Grazie a voi, è stato un piacere, grazie, ciao.